mia città c'è la mafia, non bisogna nasconderlo. E a Bari la mafia esiste, però è anche vero che c'è una città che alla mafia resiste e noi in questi anni abbiamo resistito. Ieri mi ha fatto piacere vedere tante persone che grazie alle denunce che ho fatto insieme a Libera, insieme all'associazione Antiracket, sono andato personalmente in procura, in questura, quelle persone che abbiamo liberato dal cappio dell'estorsione e dell'usura che oggi sono più libere. Per me era inquietante vedere una riunione di parlamentari del centrodestra a due giorni dagli arresti, col procuratore della Repubblica che aveva ringraziato il comune per il contrasto alla criminalità organizzata, il procuratore che specificava che era un evento singolo e circostanziato, vedere i parlamentari del centrodestra della mia regione attorno al tavolo del ministro con una fotografia che comunicavano di aver chiesto di nominare una commissione per sciogliere il comune, così come è stato inquietante dal punto di vista istituzionale vedere un'escalation di dichiarazioni, tra l'altro fatte dalle persone che poi avevano candidato quel consigliere comunale che è stato arrestato, che era stato candidato nelle liste del centrodestra. Però ripeto, io sono il sindaco di Bari e sono il presidente dell'associazione di tutti i sindaci d'Italia, quindi ho senso e rispetto delle istituzioni. Aspetterò la commissione ispettiva, consegneremo a loro la documentazione e forniremo tutta l'assistenza che servirà, perché io indosso la fascia tricolore.